subito che mi piacerebbe molto che questa serata fosse una serata di discussione, perché non sono qui per dare nessuna linea, lo dico esplicitamente, perché senza di voi noi non potremmo fare niente, proprio così, senza di voi qui, senza di voi a Padova, senza di voi a Milano, a Roma. Noi siamo in un tornante della storia che non è mai accaduto prima, della storia dell'uomo. Non è una crisi, quella che sta accadendo è un cambio d'epoca. Pochi se ne rendono conto perché noi abbiamo un sistema dell'informazione e della comunicazione che è fatto apposta per nasconderci la verità. Milioni di persone non sanno quasi nulla di ciò di cui questa sera discuteremo. E siccome milioni di persone non sanno quasi nulla, sono letteralmente carne da macello per quello che sta per accadere. Non si possono difendere perché non sanno che cosa sta per accadere. Quindi la questione non è retorica. La mia idea, l'idea di alternativa è che noi dobbiamo cominciare a pensare al futuro in un altro modo e alla democrazia in un altro modo. Perché? Perché, cari amici, la democrazia è morta. Non c'è più nessuna democrazia nel mondo occidentale. Chiaro. È che noi crediamo di essere il re della democrazia e non lo siamo più. Faccio solo un esempio. Il 13 di dicembre dell'anno scorso, il New York Times, più autorevole giornale del mondo, ha pubblicato una notizia. Ogni mese, ve la dico così in sintesi, ma stava in prima pagina, campeggiava, si vedeva bene, ogni mese un gruppo di 9 banchieri si riunisce, non si sa dove, a Manhattan, vicino a Wall Street, si presume, per decidere che cosa insieme fare dell'economia mondiale. Questi signori naturalmente non li ha eletti nessuno, a malapena sappiamo i loro nomi, ma questi signori sono più potenti del Presidente degli Stati Uniti, molto più potenti di lui, decidono anche le sue scelte. Ora, questi signori si riuniscono, prendono delle decisioni, spostano capitali, fanno un po' di conti a occhio e croce. Questi 9 signori dispongono più o meno di 700 trilioni di dollari. Un trilione sono 1000 miliardi di dollari. 700 mila miliardi di dollari sono le loro mani. Se voi pensate che il prodotto interno lordo dell'intero pianeta è intorno ai 55-60 miliardi di euro, rendete conto di che cosa sono questi 9 signori. Ora, perché vi ricordo questa cosa? Per dire appunto che siccome non li abbiamo mai eletti, siccome sono talmente potenti che sono ormai diventati decisivi, quando questi 9 signori si riuniscono, decidono insieme quanti saranno i milioni di disoccupati in giro per il mondo, per tutto il mondo. Decidono quanti bambini moriranno di fame in Africa nel corso dei prossimi mesi. Decidono quanti governi devono cadere, quali governi devono cadere, chi è che deve diventare capo di un governo, eccetera, eccetera. Non pensate mica che stiano scherzando questi signori. Noi non abbiamo nessuna chance di poter incidere su quello che fanno questi signori. Praticamente sono onnipotenti. Noi siamo più o meno umani ancora per un po', ma questi non sono mica umani. Questi 9 signori non ragionano mica come voi. Non vi aspettate che questi signori ragionino in modo umano, perché hanno nelle loro mani le sorti del pianeta e quindi sono disumani per forza di cose. Sono loro che decidono le guerre, sono loro in sostanza che decidono dove si deve morire, e non è un'esagerazione. Quindi abituiamoci a pensare che noi siamo guidati da persone molto, molto diverse da noi, pericolose, pericolose, come abbiamo già visto a più riprese. Allora, come fronteggiare il problema del nostro futuro, visto considerato che il nostro futuro è in grave pericolo? Poi ci torno solo, spiegherò perché è in grave pericolo, non solo per Fukushima. Fukushima è soltanto un pezzo di quello che sta accadendo, un piccolo segmento. Gigantesco sotto un altro profilo, un piccolo segmento della crisi che si sta avvicinando e che è appena cominciata, anche qui.
non credete a quelli che vi dicono che la crisi è finita, che tra poco si ricomincia a crescere. Non è vero. La crisi è appena cominciata. Appena cominciata. Abbiamo visto solo i primi, il prologo, il primo segnale. Quello che deve venire è molto, molto più serio. Per questo che siamo in pericolo. E quindi torno alla domanda. Che cosa possiamo fare? E io vi dico quello che penso. Poi voi mi dite, sì, io mi sbaglio. Ma quello che penso ha a che fare con quello che voi sapete nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. O non sapete. Noi abbiamo un posto dove possiamo fare tutto quello che è necessario. Ed è il nostro territorio. Se noi ci organizziamo sul nostro territorio, noi siamo molto più forti di quello che può accadere. È la mia idea, è la nostra idea di democrazia. La democrazia rappresentativa in crisi, la democrazia che noi conosciamo, quella della nostra Costituzione che è stata uccisa, sistematicamente svilita, la nostra Costituzione è già stata trasformata, modificata, ce l'hanno tolta la sottesina. Quindi allo stesso tempo noi possiamo avere un'altra democrazia, dobbiamo avere questa democrazia, pensarci seriamente, la democrazia dell'organizzazione della difesa del territorio. Qui, se siamo forti, se siamo capaci, possiamo diventare molto, molto decisivi. Ad esempio, non tanto, contro l'alta velocità. Una valle si è ribellata contro la decisione dell'Unione Europea ed è riuscita, sta riuscendo nel suo intento. Non si farà alta velocità, non si farà. Che è un buon segno. Ma si può, io credo, si può utilizzare questo meccanismo in tutte le circostanze. Ma quando dico il nostro territorio, difesa del nostro territorio, cioè difesa del luogo dove noi viviamo, intendo dire tutto. Nostro territorio è il nostro cervello. Difesa del nostro territorio è la difesa del nostro cervello dalla manipolazione alla quale siamo sottoposti tutti i giorni, dai sistemi di comunicazione nei quali viviamo, che come dicevo prima sono fatti apposta per nasconderci la realtà. Infatti le cose di stasera discuteremo non le trovate sui giornali. O le trovate lì messe in un certo modo che non servono, non si capisce. Vi dicono dei pezzi di realtà, ma non vi dicono tutta la realtà e non vi dicono neanche la realtà giusta, anzi vi rappresentano una virtuale realtà, quella che hanno deciso loro, la gente del giorno la decidono loro. Non volete mica che vi vengano a dire, per esempio, i giornali che gli Stati Uniti d'America sono già in bancarotta completa. Non vi aspettate mica che ve lo dicano, non ve lo diranno, per molte buone ragioni. Una delle quali è che se ve lo dicessero il giorno dopo crollerebbe il dollaro e crollerebbe l'economia mondiale. Non me lo dicono, ma è così. Gli Stati Uniti d'America sono in bancarotta tecnica, cioè non sono più in grado di pagare nessun debito che hanno contratto con il resto del mondo. Questo non me lo dicono. In tutti i modi manipolano, ci manipolano. Quindi quando dicevo difesa del nostro territorio, dicevo difesa del vostro cervello, ciascuno può difendere il suo cervello. Soprattutto ciascuno può difendere il cervello di suo figlio. Questo è un capitolo tutto speciale del discorso di alternativa. I nostri bambini sono sottoposti a un martellamento velenoso. La parola è giusta, non mi viene parola migliore. Velenoso. Quello che vedono dagli schermi della televisione è veleno puro, che modifica il loro cervello, il loro modo di pensare, le scelte che faranno, che rimane impresso, marchiato come una volta si marchiavano nel Texas le mucche, a fuoco, non se lo dimenticheranno mai più. I nostri figli e noi stessi siamo stati trasformati in consumatori compulsivi. Cosa vuol dire difendere il nostro territorio? Vuol dire cominciare ad aggredire le sorgenti dell'informazione falsa e della comunicazione ingannevole. Dico aggredire, sì, dico aggredire. Bisogna circondarli. Bisogna costringerli a dire la verità, perché da soli non la diranno mai. Sono stati costruiti apposta per non dirci la verità. Guardate la morte di Arrigoni, solo una piccola parentesi. Tutti i giornali stamattina ci dicevano che Vittorio Arrigoni è stato ucciso dai salafiti. La notizia era già bella confezionata, bella e pronta, per tutti i giornali, che tutti l'hanno ripetuta, pari pari. Tutti hanno ripetuto una storia, vera o falsa? Non lo so. Sicuramente ci sarà stato anche qualche salafita.
ma io non conosco nessun gruppo terroristico, nessuno, mai, non è esistito mai, in nessuna parte del mondo, un gruppo terroristico che non sia stato infiltrato dai servizi segreti di qualche paese. Noi dovremmo saperlo bene, conosciamo le Brigate Rosse, lo sappiamo, anche le Brigate Rosse fin dall'inizio furono infiltrate. Quindi il gruppo Salafita, e chi era dentro questo gruppo? Ci volete dire chi sono quelli che hanno ucciso il Berlusconi? Avete un'idea? Nessuno lo sa, nessuno ha saputo niente, nessun giornale, ho letto tutti i giornali stamattina, non ce n'è uno che mi abbia detto chi è questo gruppo Salafita, ma tutti hanno scritto che è un gruppo Salafista islamico, significava gettare la colpa sugli islamici. E invece con tutta probabilità, io penso, se volete saperlo, che dentro quel gruppo, se non era tutto il gruppo, ci stanno i servizi segreti israeliani, che volevano uccidere. Immaginavo che lo sapeste già, la risposta avete reagito, ma fuori di qui milioni di persone hanno letto solo quella cosa lì, ecco la manipolazione, milioni di persone hanno letto solo quella notizia, guardate come si manipolano, tutti i minuti, tutti i giorni, nello stesso modo.